www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Salvi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce la pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, per me è un momento di grande gioia, di grande emozione trovarmi qui in questa nuova chiesa di Mussomeli a celebrare questo vespro delle sante 40 ore. Ringrazio Padre Calogero per avermi invitato in questa occasione. È bello poter vedere queste belle mura nuove, ma è anche altrettanto bello vedere ciascuno di voi come pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito. E siete sempre nuovi, perché lo Spirito Santo fa sempre cose nuove. Allora, ecco, vi saluto cordialmente ciascuno di voi qui dinanzi al Santissimo Sacramento, dove tutti noi siamo orientati, tutti contempliamo il volto del Cristo, il volto dell'Agnello Immolato, la pietra angolare su cui ogni costruzione cresce ben salda. Dobbiamo sempre sentirci uniti nella preghiera, nella comunione dello Spirito. E questa è l'esperienza della fede, e questa è la vera esperienza di amicizia che può esistere ed esiste tra noi cristiani.
Il tema proposto di questa sera è tratto dal secondo capitolo della lettera pastorale del Vescovo, dal titolo La virtù della speranza oltre ogni finitudine. La speranza è una virtù abbastanza interessante, ma dobbiamo stare attenti a cogliere il lato spirituale, teologico, perché se noi parliamo della speranza umana, sappiamo il detto: cui di speranza campa, disperato muore. Quindi c'è poco da fare. E quindi questo tipo di speranza è una speranza che non ci serve. Noi parliamo di un'altra speranza, la speranza con la S maiuscola, la speranza che è una virtù teologale. Noi sappiamo bene quali sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Le tre virtù sono intimamente connesse tra di loro, sono il dono dello Spirito Santo che lo Spirito fa al battezzato nel momento in cui, ecco, viene immerso nelle acque profonde battesimali. Le tre virtù che ci uniscono alla Trinità di Dio, che ci inseriscono nella vita intima di Dio. Allora la speranza, capite, che ha un ruolo teologico, è una forza particolare che ci permette di camminare anche al di là delle tribolazioni, anche al di là delle difficoltà. Kant, questo grande filosofo del Settecento, si chiedeva: che cosa posso sperare? L'uomo si misura in base alla speranza. La speranza diventa la misura dell'uomo, e quando una persona non ha speranza, allora si capisce come quella vita si inizia a rinchiudersi in se stesso. La speranza è come il lievito che fermenta la massa, che fa crescere la pasta, allarga il cuore dell'uomo. Quando c'è speranza nella vita, allora veramente il cuore si gonfia, cresce e allora produce la carità. Ma la speranza cristiana non è il semplice ottimismo. In alcune situazioni della vita tutti ne siamo consapevoli, c'è poco da sperare, possiamo dire, se pensiamo a una forma di ottimismo. Non è l'ottimismo, perché ecco, la speranza è qualcosa di più grande, perché la speranza cristiana ci fa sperare anche quando tutto è buio, anche quando tutto è negativo. Allora dobbiamo sempre di più cogliere il senso profondo della speranza teologale, della speranza cristiana. La speranza teologale è una fiducia incondizionata nell'opera provvidenziale di Dio. Dio opera nella mia vita, Dio opera nella storia della comunità cristiana, Dio opera nella storia dell'umanità. Allora questo ci apre a una prospettiva di grande speranza. La speranza è attesa della mietitura, di quella mietitura escatologica, dove Dio distinguerà ciò che è buono da ciò che è cattivo. Distinguerà il grano dalla zizzania. E questo anche all'interno di noi, quando la zizzania a volte si nasconde dentro il nostro cuore. La speranza quindi diventa un'attesa escatologica di un compimento di quella salvezza che Cristo già ha operato in virtù della sua incarnazione e del mistero pasquale, il mistero della croce. Infatti San Paolo dirà: Cristo, nostra speranza, è stato immolato. Diceva un autore dell'America Latina, Charles Peguy: è sperare la cosa difficile, a voce bassa, vergognosamente. La cosa facile è disperare, ed è una grande tentazione. Sperare è qualcosa di grande, qualcosa di infinito. Per questo noi cristiani siamo portatori della speranza nel mondo e dobbiamo alimentarla con la nostra fede. E lo stesso autore, lui immaginava la speranza come una bambina piccola, una bambina che porta con sé due grandi donne, la fede e la carità. La speranza sembra che non si vede, perché è la più piccola, mentre le altre due sono giganti, la fede, la carità, sono legate a grandi opere,
Eppure quella piccolina posta al centro è colei che spinge avanti la fede e la carità. Senza la speranza noi non crediamo, perché noi Dio non lo vediamo direttamente. Abbiamo bisogno della speranza per vedere oltre l'apparenza umana. Ma così anche la stessa carità, senza la speranza, diventa arida, insensata. E allora è la speranza che trascina le altre due virtù teologali, trascina la nostra vita, allarga i nostri cuori. È la presenza dello Spirito Santo dentro di noi, la dynamis, la dinamo è una forza dentro di noi che ci permette di lottare, di avere coraggio, di andare avanti. La parola greca speranza si dice elpis, e il suo sinonimo è euponomè, costanza. E la costanza ha a che fare con la speranza, che significa rimanere sotto un peso nell'attesa di una liberazione, nell'attesa di un uscire fuori alla luce. Quando c'è buio si attende la luce, ma si ha la certezza che questa luce prima o poi si aprirà. E il Vescovo, nella lettera pastorale, ci dice questo: la speranza è la virtù posta tra l'esodo e l'avvento del Regno di Dio. Dopo che siamo stati liberati dall'Egitto, dalla schiavitù, dopo che siamo stati liberati dal maligno, dal male, siamo in attesa di entrare nella terra promessa. E che cosa ha spinto il popolo ebraico verso la terra promessa? Cosa spinge ciascuno di noi come pellegrini in questa terra ad arrivare alla terra promessa? È la speranza. La speranza dei tempi migliori, la speranza, ecco, della comunione con Dio, perché il fine della vita cristiana non è il benessere economico, non è il benessere in questa terra, se no siamo degli illusi, perché continuamente, specie in questo tempo di crisi economica, a volte chiediamo anche al Signore un benessere che non arriva, ma noi tendiamo alla comunione con il Signore. Da qui, ecco, la nostra adorazione, il nostro desiderio di entrare in comunione con il Signore, con il Santissimo Sacramento, entrare in comunione con la Santissima Trinità. È lì che noi arriviamo alla pienezza del nostro essere, della nostra esistenza. Eppure, in questo tempo intermedio tra l'esodo e l'avvento, e quindi il compimento di questa, della realizzazione della salvezza, tante volte sperimentiamo la delusione. Ci sono tante delusioni nella nostra vita, per questo dicevo che la speranza ha a che fare con la fortezza. Ci sono delusioni, amarezze, desideri che non giungono al loro compimento, e a volte anche nella preghiera abbiamo gridato insieme al salmista: fino a quando, Signore? Fino a quando starai sordo e non ascolterai le voci, le grida della mia preghiera? Quante volte noi stessi abbiamo fatto questa esperienza, a volte amara. Ma San Paolo ci dice che la speranza non delude, la speranza ha una certezza, un suo fondamento, che è Cristo Gesù. Come Abramo, che sperò contro ogni speranza. Pensate, lui era anziano, la moglie era anziana e per giunta sterile, eppure si realizza la promessa, frutto della sua speranza, ed ecco che ha un figlio, Isacco. E così poi nuovamente la prova quando Dio stesso gli chiederà di sacrificare quel figlio, e quando lui sale verso il monte Moira e il figlio gli chiede: dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo risponde con quelle parole drammatiche, ma parole che nascondono in se stesse una speranza. Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. Allora, e poi alla fine sappiamo come finisce lì la storia. Veramente Dio provvede con il suo agnello, non Isacco, ma un altro agnello sarà immolato su quell'altare. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, la nostra speranza, la nostra certezza. Il libro della Sapienza, in un testo che noi leggiamo soprattutto nei funerali,
lo riferiamo ai defunti, ma questo è anzitutto per i vivi. Quando diciamo le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà, la loro speranza è piena di immortalità. E questa è una parola che vale per noi, soprattutto quando siamo nel momento dello scoraggiamento, nella sfiducia, pensare che siamo nelle mani di Dio, questa è la speranza cristiana. Sapere che Dio provvede, sapere che Dio ci sta accompagnando, che il Signore è con noi e per noi, mai Dio è contro di noi, sempre Dio è per noi, anche quando tutto ci sembra grigio, nero e oscuro. Il Papa Francesco, parlando della speranza, ha richiamato un po' quello che è il simbolo della speranza, spero che ve lo ricordate, è l'ancora. Qualche anno fa si usavano quei ricordini in oro, dei ciondolini, dove c'era il cuoricino, l'ancora, e la fede e la crocetta, la fede, la speranza e la carità. Allora, la speranza è rappresentata con l'ancora. Perché l'ancora? In un mare in tempesta i marinai buttano l'ancora nella terraferma, nel suolo, in modo da ancorare la nave perché non sia sballottata dalle onde. Allora, anche noi sappiamo qual è la nostra terraferma, la nostra roccia, è il Signore Gesù. Gesù Cristo è la nostra terraferma, lì dobbiamo rinsaldarci, lì dobbiamo gettare la nostra ancora. Ma dobbiamo chiederci sul serio, perché a dire la parola è facile, ma noi personalmente dove abbiamo ancorato la nostra vita? La nostra ancora dove l'abbiamo gettata? E il Papa dice, tante volte noi abbiamo gettato quest'ancora nelle paludi dell'esistenza umana, nelle false sicurezze, in quelle falsi progetti che a volte ci hanno resi instabili nella nostra vita. Allora dobbiamo veramente sempre di più, con grande fede, rinsaldare la nostra speranza, perché la carità possa essere certa e ferma. Il filosofo Bloch dice così, nel Principio della Speranza, un bellissimo testo, dice: finché c'è fede c'è speranza. Un po' traduce il detto che si dice solitamente: finché c'è vita c'è speranza, ma a volte sappiamo che la vita non è proprio così bella e così, diciamo, luminosa. Finché c'è fede c'è speranza, perché quando una persona ha la fede, allora ha una grande speranza, perché sa che la sua vita è ben ancorata su ciò che non passa, sull'eternità di Dio, su Gesù Cristo, che è la nostra speranza. Noi quando celebriamo il Te Deum di ringraziamento diciamo sempre così: in Te, Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno. Questa vuole essere la nostra preghiera che rivolgiamo a Gesù sacramentato: in Te abbiamo sperato e non saremo confusi in eterno. Sia lodato Gesù Cristo. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.